sì, ti faccio partecipe di quest'altra giornata. Sto andando qui in Sciociaria, un paesino, che sto andando a vedere un mezzo per un nuovo mezzo per piccole avventure e quant'altro, perché c'è in mente altre cose che te ne parlerò più avanti. Più avanti, adesso è prematuro. Sto andando a vedere sto mezzetto, vediamo un po' se riusciamo a cortasse con il tizio. È un mezzo vintage, super vintage. Vabbè, non te posso dire troppe cose. Iscriviti se ti sei iscritto, signora. Ricordate, ruffare il fago. Andiamo a vedere sto mezzo, te porto con me, te faccio vedere mezzo. E poi vediamo dopo te strada facendo, dopo aver fatto il mezzo, vediamo se lo prendo oppure no, se ci mettiamo d'accordo in tutto, anche il lato economico soprattutto, e se il mezzo sta bene, ovviamente, che vale quello che lui chiede, l'accordo che può star là. E dopo ti spiegherò un po' di situazioni, te lo faccio vedere quando sto là, faccio qualche video così te lo faccio vedere, vedremo di che mezzo parlo. So, ti incuriosisco, sì, perciò dai retta, guarda il video, iscriviti e resta con me. Adesso andiamo sulla casilina, te ci porto stamattina, andiamo nella ciociaria. C'è pure la nebbia, zi, c'è pure tanta nebbia sulla casilina. A fare una provetta, eh? Allora, giudicatoci, eh? Se siamo presi sto pezzettone di ferro, se siamo concordati, perciò eccolo qua. Adesso andiamo a fare passaggio di proprietà, lo svuotiamo tutto e si organizziamo per portarlo via. Da lavorare c'è sta, perché da lavorare c'è sta, perché io c'è un sacco di magagne da sistemare, però ho la resurrezione del vintage, eh? Che dici? Oh, secondo me è un bel progettino. Mo andiamo a far passaggio e poi dopo. Aia, sì, siamo proprietari di sto carrozzone vecchio! Un altro ferro vecchio portato a casa! Allora mo dopo mi fermo, te lo faccio vedere per bene. Intanto ti dico impressioni di guida, mi sembra che va bene. Come tocchi i freni mi inchioda, ma probabilmente perché è stato fermo e c'è un po' di ruzza su, magari sui i freni là, non lo so. Ma non so se questo c'ha molti freni a disco, monta i freni a tamburo come il camper, come il toro. Va a 4 marce con retromarcia, motore 2-3 ovviamente aspirato. Volete mandare una bella pulita? Sì, ma guarda che bestia! Che bestia!
Dai, come batta forte, tutta stessa puzzoletta, sì. Fatti i primi chilometri, comunque mi sembra che fa una bomba. Forse resta un pochettino frenata la ruota questa qua di sinistra. Però vabbè, oh, è stato pure il sacco fermo, ma dovremmo fare pure un controllo, la revisione e un po' dei cazzetti vari. Dai, resta con me, sì, resta con me. Il portachilometri non funziona. Però non so quanto saremo andati, 80-90, io ho dato una tira. Comunque va bene, a parte sto fatto che tira un po', perciò toccherà guardare i freni. Poi mi devo fermare a tagliare una lavata. Sembra che va bene. E che gnardo, sono arrivato a Ferentino. Adesso comincia lo smembramento del lavallo tutto dentro, eh. Vi ho detto, entriamo dentro con la lancia. Facciamo un super lavoro. Lo famo tornare a nuovo questa lavata, va. Si è messo le mani nei capelli pure lui, dice mamma mia quanto è zozzo. Lo fanno. Sembra un altro, sembra un altro. Perché mi sfoga? Lo stiamo a pulire i sedili. E allora, dopo essere stato lavato, pittato, adesso siamo venuti a fare la revisione, così stiamo a posto e cominciamo poi le nuove avventure. Poi al prossimo video sì, ti spiego un po' il da farsi, eh. Tanto guarda com'è venuto. Tutto pulito, guarda che bello, beh. Yeah. Pure il poggiolo per fare il fricchettone. Ah, bella, sì.